István Vince, l'ungherese del Lecce, con il suo primo gol nel campionato italiano ha dato la vittoria al Lecce nell'incontro con il Pescara. Una vittoria meritata che ha permesso ai giallorossi di ritornare alla vittoria dopo il capitombolo interno subito ad opera dell'Inter nell'ultima giornata del 1988. Un 1989 quindi iniziato nel migliore dei modi. Un successo che porta ossigeno per la classifica e nello stesso tempo ridà a tutto l'ambiente un po' di tranquillità. Una partita giocata in condizioni atmosferiche proibitive, con un forte vento di tramontana che ha disturbato per tutti i 90 minuti l'incontro e con un'intensa pioggia caduta sullo stadio di Via del Mare nella ripresa per circa 15 minuti. Il Lecce ha fatto quello che doveva fare e forse quello che ha potuto fare. Di contro il Pescara ha optato per un gioco legnoso che non gli ha permesso di rendersi pericoloso. I giallorossi invece, dopo aver studiato gli abruzzesi nei primi minuti con Miggiano servito da una punizione battuta da Barbas, è passato in vantaggio al decimo al termine di una lunga manovra iniziata da un calcio di punizione battuto da Barbas, con Vince che dopo diversi tiri ribattuti dalla difesa abruzzese ha messo alle spalle di Zinetti. Dopo il gol non c'è stata la reazione del Pescara, anche se il Lecce ha rallentato la manovra e sono stati proprio i giallorossi ad andare vicino al raddoppio, prima con Moriero su punizione di Barbas e poi con lo stesso Barbas direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa al gioco frammezzato del Pescara, alla ricerca, si fa per dire, del pareggio, il Lecce si è dimostrato più guardingo nell'amministrare il gioco, rendendosi pericoloso con Conte al quinto e sempre con Conte al 34esimo, pallone deviato in angolo da Zinetti. Al termine, applausi per i protagonisti di un successo che potrebbe dire molto nel discorso salvezza. Mazzone, il quarto successo in campionato che vale forse sicuramente più dei due punti in palio. Ma certo, queste sono partite purtroppo che bisogna vincere, non è facile perché il Pescara fuori casa si è fatta sempre valere, poi quando ci sono sconfitte 3-0, diventa difficile giocare.